Continuiamo a parlare di un cantico, questa volta il cantico delle creature di Assisi, giusto? Mica un cantico da poco. Infatti, insomma, ha radici molto profonde perché parliamo, insomma, della vita di San Francesco, quindi sappiamo che era il 1200. Cantico anche come conosciuto come Cantico di Frate Sole, che ha segnato poi i primi passi anche della lingua italiana. Se ne riparla in questo fine settimana ad Assisi con due appuntamenti. Il primo domani pomeriggio, domani sera alle 17, ospite particolare proprio Frate Alessandro, che avremo tra pochissimo in collegamento telefonico, e poi il giorno dopo la Santa Messa di ringraziamento. Il tutto proprio per ringraziare del creato, Ringraziare perché del insomma. creato, infatti, questa sarà un'occasione per lodare il Signore per il dono del creato e sensibilizzare la cura da parte degli uomini che ne sono i custodi, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Infatti, allora Frate Alessandro è custode poi anche di quello che è ricercatore di quello che era il cantico alle creature di San Francesco, che ci ha lasciato solamente le parole, mancava la melodia, vero Frate Alessandro? Ben trovato. Grazie, salve a tutti. Sì, per me è Salve. stata una ricerca incarnata nel mio spirito, perché stavo lì a San Damiano, novizio, 16 anni or sono ormai, per cui avevo tutto il fascino, la passione dentro il cuore per questo inno di lode del nostro fondatore, e avevo proprio questa domanda profonda. Bene, bellissimo il testo, ma voglio sentire la melodia. E allora ho iniziato a ricercare. E sei, cosa sei riuscito a capire? Che esiti ha dato questa ricerca? Che poi, fra l'altro, verranno sentiti domani sera. Beh, è stata una ricerca appunto molto lunga perché gli ho dato il debito tempo, è durata tutti questi anni, quasi 15 anni, per cui all'inizio ho cercato l'aspetto poetico, formale, ho cercato di studiare il cantico proprio dal punto di vista anche scientifico, quanto più possibile, e poi è iniziata la ricerca della melodia seguendo alcuni indizi, la teoria è abbastanza complicata, però si può definire così, è come se le note del Cantico delle Creature, la melodia di questo bellissimo cantico di lode fosse diventata parte di un repertorio più ampio, che è quello delle laudi medievali, per una tecnica medievale che veniva chiamata contraffazione. Ma Per cui abbiamo il cantico un po' disperso in mezzo alle tante melodie che dopo svariati decenni dalla morte di Francesco sono state collezionate in quelli che vengono chiamati laudari. Allora si è trattato di fare un lavoro di ricerca per vedere dove potevano essere le note relative ad ogni versetto del cantico. un cantico che si è trasformato in lauda, è possibile? Sì, questo è una cosa che è abbastanza comune nel Medioevo, perché nel Medioevo c'era un po' questa concezione del componimento come qualcosa che si trasformava ma che si prendeva già da qualcosa di preesistente. Per cui l'idea di invenzione da zero non era proprio medievale, non era in quella mentalità. Benché sappiamo che Francesco invece scrisse di suo pugno la melodia, per cui una certa originalità doveva averla. Ed ecco che allora è stato facile anche per la cultura popolare trasformare la melodia del Cantico delle Creature in altre laudi, in svariate laudi. E dunque la ricerca è stata proprio, è stata direzionata alla ricerca di questi frammenti melodici. Vogliamo soffermare la nostra attenzione su quello che accadrà domani sera a San Damiano, in particolare alle 21, lo ricordiamo, un concerto con una selezione delle più belle, laude francescane. Sì, alle 17 ci sarà la presentazione di questa ricerca con qualche accenno per cercare di capire, ma alle 21 ci ritroveremo anche con l'autore dell'introduzione del libro, il maestro Vladimiro Vagnetti, che è un esperto di musica medievale, oltre che un carissimo amico. Proporremo un percorso, che vedrà le laudi al centro, ma che vuole descrivere la vita di Gesù e la storia della salvezza del Nuovo Testamento a partire dalla Vergine Maria, la Natività, la Passione, la Morte e la gloria di Dio, i Santi, con un percorso accompagnato da un coro, strumenti medievali, strumenti moderni e le nostre voci. E
In questo modo pensiamo di poter offrire un po' di quell'ambiente che si poteva respirare al tempo di San Francesco. E alla fine della serata canteremo il Cantico delle Creature secondo questa proposta, che non è naturalmente una versione scientifica perché non abbiamo il manoscritto, però è una proposta che ho voluto offrire seguendo le indicazioni, come dicevamo prima, che abbiamo trovato riguardo alla melodia del Cantico. Bene, grazie anche per questa vostra ricerca e siamo contenti per tutte le persone che domani potranno partecipare. Magari ci risentiremo più in là per sentirla anche noi questa. Esatto. Grazie allora, frate Alessandro, e buona festa. Grazie a voi, vi aspetto. Se potete venire a San Damiano domani sono contento. Se non potete venire, veniteci con lo spirito, con una bella preghiera. Ci saremo con questo, sì. Certo. Ciao, grazie, Ciao, buon fine grazie. Grazie a settimana. voi, ciao, pace e bene a tutti. E poi ricordiamo che appunto domenica alle 9:30 è prevista la Santa Messa di ringraziamento con Esatto. l'offerta dei doni della terra per ringraziare sempre del E creato. ricordiamo anche che i dettagli di questa ricerca di cui ci ha parlato frate Alessandro sono contenuti in una pubblicazione, Laudato Si, mi Signore, che è edito dalle edizioni Porziuncola e sarà disponibile in tutte le librerie d'Italia a partire dal 19 di settembre.